Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con Mustafa Kanit, anche oggi tra i primissimi del count qui all'EPT di Sanremo. Musta, innanzitutto volevo non intervistarti durante questo EPT, ma mi ci costringi. Sei arrivato alla fine del day 2, un ottimo stack. Cosa ti aspetti per il day 3 e soprattutto chi ti ha dato più fastidio al tavolo oggi come giocatore, ovviamente? Oggi ho avuto il primo tavolo abbastanza tosto, dove c'era un ragazzo canadese davvero forte. Il secondo tavolo, bene o male, eravamo tutti italiani, quindi bene, direi bene. Anche se avevo giocatori forti italiani, però comunque giocare con gli italiani piuttosto che con gli stranieri è molto meglio, sinceramente. Mentre il primo tavolo era ostico, e infatti ho dovuto tirare dai min bar. Il secondo ho potuto fare il mio gioco e sono salito. Sono stato abbastanza fortunato perché ho visto molte carte sul finale e ho vinto un asso donna asso K, ho vinto un paio di colpi un po' così, però comunque erano cool perché alla fine i soldi dovevano andare in mezzo e niente, quindi sono stato abbastanza fortunato quest'oggi. Hai una mano in particolare che hai giocato, che pensi di aver giocato bene o anche aver giocato male? No, ho giocato, c'è stato contro sto ragazzo signore, ho giocato due mani abbastanza bene. Cioè, sono stato molto fortunato perché sapevo tutte e due le volte cosa aveva in mano e non mi sono sbagliato nessuna delle due. La prima è, ho aperto asso jack, lui ha chiamato big blind, è uscito dama jack 9, check check, turn 1-2, lui check e io betto abbastanza forte e lui chiama, river una carta ininfluente, lui check e io ho value bettato pot second pair e lui ha chiamato ammuccato. E ero abbastanza sicuro di avere la mano migliore, avevo deciso di overbettare il jack. L'altra mano, subito dopo, ho floppato un full nuts con jack jack, è uscito jack 6-6 con un flash draw e river si è chiuso pure, ho bettato forte due strade, al river ho overbettato e lui ha chiamato dicendo di aver colore, però vediamo. Ecco, infatti questa mano mi aveva particolarmente colpito, appunto l'overpot river con top full e l'avversario che ti paga. Come hai deciso questa size? Cosa hai pensato appunto per fare questo dimensionamento che è molto interessante? Ero abbastanza sicuro che l'avversario mi avrebbe pagato qualsiasi bet, perché facevo comunque un punto abbastanza forte a lui in mano e di conseguenza ho deciso di tenere le size molto lunghe. Infatti al flop ho ci bettato due terzi, al turn ho fatto pot e al river ho fatto pot, e no, al river ho fatto un po' più di pot ed ero sicuro che mi avrebbe pagato, quindi che senso ha fare una value bet quando sai che l'avversario ti paga? Meglio fare certo il più possibile, la stessa cosa con asso jack prima. E però vabbè, lì avevo il nuts, però cioè comunque è una puntata che tendo a fare, poi anche in bluff secondo me è la puntata migliore per cercare di far passare l'avversario, perché comunque ormai le size, boh, io sono uno alla vecchia, metti dei gran soldi in mezzo e vedi se passano bene, se no amen. Ascolta, domani ci sarà un'altra giornata molto intensa, cosa ti auguri per il redraw? Ma sinceramente a sto punto qui il tavolo è la cosa più importante che per tutti, credo. Avere un tavolo semplice, cioè semplice è molto difficile, però avere un tavolo con già molti italiani, un po' di short stack a inizio torneo e magari che lo rompono un po' più avanti è molto importante, perché riesci intanto ad aggredire la bolla con gli short stack, perché siamo nella fase in piena bolla. E poi dopo, appena scoppia la bolla, comunque sarebbe meglio avere dei deep stack, perché alla fine il gioco deep stack è quello che mi piace di più. Quindi certo, non so, mi piacerebbe un po' tutto. Ecco, a proposito appunto della posizione, del tavolo che capita, prima sentivo che parlavi con Luca Moschita che ti ha detto forse avrei 50.000 chip in più se non avessi avuto te alla mia destra, che aprivi molto spesso e su di te insomma magari non si tende a bleffare più di quel tanto, o comunque si cerca di evitare lo scontro visto che sei a pieno titolo uno dei top rank italiani. Quanto valuti tu invece la posizione all'interno di un tavolo rispetto sia ai deep stack sia ai giocatori magari più aggro? Ma sinceramente più aggro è meglio averli sempre alla propria destra, che riesci a gestirli, riesci a magari a flottarli, a tenere la pot controllare e tante cose. Alla fine è un po' un mix, perché se c'hai gli short dopo e sanno giocare molto bene ti mettono in difficoltà perché ti repusciano molto spesso.
se c'hai i dip dopo ti mettono in difficoltà perché sanno giocare bene post flop, è un marone. Se c'hai, cioè, bisogna avere un tavolo semplice, magari con gli short che non sanno far bene a giocare short stack, un po' scared, i dip, avere i dip out position, e così riesci a giocare bene. Insomma, alla fine possiamo dire che avere un buon tavolo è come saper fare bene un buon Long Island. Molti ingredienti e difficilmente mixabili. Beh, sicuramente per vincere un torneo devi avere un buon tavolo oppure una buona posizione al tavolo. La posizione purtroppo a sto gioco molto spesso conta più delle carte. Va bene Musta, io ti ringrazio della bellissima intervista che mi hai concesso e speriamo di fartene altre prima della fine del torneo, perché vuol dire che stai continuando a runnare good, ma non perché sei fortunato, ma proprio perché io penso te lo meriti veramente tutto. Un in bocca al lupo quindi per domani da tutti gli utenti di Poker Italia Web e buon poker. Grazie mille, un saluto a tutti i più belli.